insieme a Cristian Trobbiani per parlare di questo successo largo e importante, direi, sia ai fini della Coppa quanto anche penso per il campionato, no? Da fiducia alla squadra. Ma assolutamente sì, cioè, il risultato dà sempre fiducia, vincere aiuta a vincere, se dobbiamo andare avanti con questi credo, diciamo, andiamo avanti. Però ecco, stiamo facendo passo dopo passo delle importanti partite, sia a livello agonistico che sportivo, anche i ragazzi con gli avversari sono tutti comunque ragazzi precisi e quindi c'è anche il credo sportivo, non solo il credo di vincere solo per i 3 punti, ecco, quindi questo secondo noi come società è importante. Oggi anche tanta rotazione, no? Sì, tanta rotazione perché serve, non è un turnover assolutamente, ma serve per trovare l'amalgama di tutta questa squadra, per diventare una cosa omogenea. Vi ricordo che questa squadra comunque ha 8, chiamiamoli, dodicesimi nuovi rispetto all'anno scorso e che se ne dica, anche se sono giocatori di categoria superiore, hanno bisogno, non bastano i 2 allenamenti a settimana che facciamo per far trovare un'amalgama così importante. Quindi poi ci sono stati infortuni importanti di 3-4 giocatori e quindi questo ha fatto sì che le prime partite abbiamo zoppicato un pochettino. Però piano piano noi sappiamo dove dobbiamo arrivare e sicuramente arriveremo dove vogliamo. Il primo mini bilancio della stagione è positivo? Ma se mi parli di mini, io direi proprio di mini, mini, mini bilancio. Sì, è positivo, ripeto, ma perché noi guardiamo in toto lo United, quindi è positivo per la prima categoria, quindi la C2, è positivo per l'Under 21, è positivo per gli allievi. Quindi noi al momento siamo soddisfatti, cercando sempre di migliorare perché il mister è molto esigente, la società è esigente e noi tutti lo siamo, i giocatori in primis. Quindi quando loro perdono, non è che non ci stanno a perdere, ma non ci stanno nel modo in cui perdono perché sanno quello che fanno e sanno quello che sono.